Signore, non perdonare la profanità di... Hai ucciso tu questi uomini? Questi profanatori si sono condannati quando hanno depredato questo luogo. È stato Dio ad avvertirmi e mi ha ordinato di castigarli. E mi ha parlato molto, anche di te. Fermati, Sassone! Porca troia! Non voglio ucciderti! Ti avevo avvertita! Adesso è Dio stesso a guidarti! Ma sei fuori! Ma scusa! Questa qui è pazza, ragazzi, non c'è niente da fare. Sono venuto in amicizia e mi attacca. Ripeti un po', che cosa ha detto il tuo dio di me? Il mio dio ti chiama il corvo demoniaco e manda i suoi angeli perché vengano a ucciderti. Ti troveranno e ti getteranno nelle fiamme dell'inferno. Affanculo. Ho fatto degno signore, accetta queste donne, mi ha fatto non so ragazzi, io sono... sto andando un po' in giro per conto mio, quindi magari qualcosa ve la farò vedere, qualcosa di interessante. Sono tornato qui, in questa zona che avevamo già visitato più o meno, però questi punti di interesse con queste piccole icone non li ho viste, non li ho fatte, quindi sto andando a visitarle per capire un po' di cosa si tratta. Sono andato anche in questa icona con l'elmo templare, dovrebbe essere un elmo templare. E queste icone qui sono dei cavalieri estremamente forti, che sono delle sorte di nemici, di boss, e hanno la barra enorme della salute e dell'energia, insomma. Ci ho provato anche, ma mi hanno aperto il culo, quindi meglio lasciar perdere per il momento. Sono tornato qui, in questa specie di chiesa abbandonata. C'era questa tipa, che era segnata con un'icona, con una stella. Una sorta di stella. Niente, mi ha aggredito. Comunque adesso andremo a visitare anche altri luoghi. Ragazzi, vi farò diversi tagli. Questo episodio probabilmente uscirà così. E non so se montarvelo a parte oppure sarà un episodio standard dove vi farò vedere questi spezzoni. Vedremo ragazzi. Allora, qui c'è un'altra frattura che avevamo già visto in un altro episodio dove impersoniamo Leila, come si chiama? Laila. Esplora anomalia. Bex, un'altra anomalia. Le stiamo chiamando così? E un altro pacchetto dati. Lo prendo? Se è come l'ultimo, prendilo subito.
Non muoverti, amore. Lasciati fluire. Lascia che ti prenda. È questo. È pericoloso. Potrebbe non funzionare. Finché non avremo il siero, non abbiamo scelte. Ti rivolgeresti al forsennato Kenne per chiedere il siero. Potresti implorarlo. Non ascolterebbe. E io preferirei finire in cenere con il resto del mondo piuttosto che donare a quell'uomo una visione di me in ginocchio. Ehi, arrivano anche a voi le voci che sento io. Non so di cosa parli, qui è tutto tranquillo. Merda. Beh, sono il secondo pacchetto. Pronta? Pronta. Ho i dati. Arrivano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho praticamente completato l'anomalia dell'Animus. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non so se queste anomalie ve le porterò in episodi singoli, in un'altra playlist, perché sicuramente ce ne saranno tante di queste anomalie. Sulla mappa non ce ne sono segnate altre, mi sa. Almeno non qui. Però potrei portarvele a episodi singoli, perché sembrano molto interessanti, anche perché sono... diciamo che il percorso, ostacoli, non sono tutti uguali, si distinguono tutti l'uno dagli altri, quindi potrei portarveli a episodi singoli, in effetti. Adesso vorrei andare a vedere cosa c'è qui. Cos'è questa cosa? Allora, siamo arrivati... ci ho messo un po' in realtà ad arrivare fin qui, perché mi sono fermato in molti punti. Ma ragazzi, non vi faccio vedere tutto, per carità. Niente. Cos'è? Una sorta di tomba? La legga narra di un tesoro in questa caverna. Forse è quella stessa leggenda che ti ha condotto qui. Sono sopravvissuto. Ah. A me sembra che ci siamo già stati qui dentro, non mi sbaglio, per fare una missione. Vabbè, c'è un tesoro nascosto, cerchiamo di trovarlo. Un altro enigma da risolvere. Ok. Ah, ok. Era una tavoletta. Va bene, dai. Sì, ci siamo già stati qui per fare una missione principale. E c'era questa cosa da trovare, questa tavoletta. Ci ha sbloccato anche un punto talento. Va bene. Va bene, ragazzi, ci sono anche queste maschere qui, queste icone con le maschere, non so cosa siano. Io andrei a dare un'occhiata. Tu, danese. Avvicinati, forza! Cosa vuoi? Hai l'aria di chi sa combattere. Ma oserai affrontare la più grande battaglia della tua vita? Di cosa parli? Parlo di un agghiacciante e mostruoso potere incorporeo, il cui nome evoca terrore ovunque. Fergal, il senza volto. Il più terribile canzonatore del Grant Bridgeshire. Oh! Rime? Tutto qui. Fergal il senza volto ha fatto ricredere molti scettici. Oserai sfidarlo? Ok, sono sfide con le rime. D'accordo, affronterò il senza volto. Questa icona con la maschera. Dio. Sei più coraggiosa di tanti altri. Sono queste sfide con le rime che ci serve per il carisma, ragazzi. Vieni, quindi la dobbiamo fare. Con questa
potrai aprire il covo di Fergal, che vedi qui innanzi a te. È una casa. No, oh no, questo è un luogo da incubo. Un abisso di morte a cui ben pochi sono sfuggiti. A rime, sfuggiti a rime. Va, va ora, e che Dio ti protegga. Ci proviamo. Una nuova vittima. Chi osa sfidare la potenza di Fergal il senza volto? Eivor del clan del Corvo. Eivor del clan del Corvo, il mio prossimo pasto. Sei pronta a essere sventrata dalle mie parole? Credo che sopravvivrò. Sono Fergal, possente, e volto non ho. Ma tu sì, e sei brutta, e debole, e sei anche una gran codarda. E non vuoi affrontarmi per la paura, mi sembra evidente. Scusa, hai iniziato? Sì, certo. Ho detto che non vuoi affrontarmi per la paura. Ma non sei così ritmo. Nella misura per vincere qui devi avere più cura. Ora impara da me la mia arte matura. Ma non sai cos'è il ritmo, né la misura. Ah, pensi di poter vincere con le rime? Beh, se ti piace rimare mi dovrai ascoltare. Tu hai troppa boria. Le mie rime fanno storia. Non fare baldoria. Io voglio la vittoria. Io non mi abbatto e combatto. E tu sei un misfatto, brutta faccia di ratto. Puoi dire ciò che vuoi, ma tanto ribatto. Ogni tuo tentativo mi sembra inadatto. Il tuo verso rimane comunque malfatto. Il tuo verso rimane comunque malfatto. Hai commesso un terribile errore. Preparati per il colpo di grazia. Sono il re del canzonare. Non puoi sbagliare. Qui io dimoro. Sono forte come un toro. E tra poco ti assaporo. Ti mostrerò la mia abilità. E la tua anima mia sarà con la mia abilità. Non ho più voglia di perdere tempo. Facciamo finire questa assurdità. Tu? Beh, io... Solo un attimo. Io... Ma devo pensare. Dammi tempo. Sei Fergal il senza volto o il senza parole? Sì. No! Preparati! Il colpo di grazia... Arriva! Fergal. Ehi là! Ah, fugge! Che coglione! Ah! Nuovo livello di carisma, ottimo! Sono molto importanti queste, ragazzi, perché bisogna farle. Ci aumenta il carisma ed è molto utile durante i dialoghi. Adesso, cos'altro abbiamo qui? Proviamo ad affrontare questo tipo. Dai, ci proviamo, poi... Poi non lo so. Eccolo, eccolo. Il fatto che non abbiamo neanche salute. Questo ci ammazza, eh. Sì, vabbè, siamo già morti. Potenza 90, no, ci spacca il culo questo. Ho molti dolci.
ragioni per... Starta. Merda. Merda. Sì, ma si cura lo stronzo. Ma no, ma non avrà mai fine questo combattimento, ma scusate. Ma che cazzo. No vabbè, lasciamo stare perché è una cosa imbarazzante. A parte il fatto che si è stato soccurando. Bastardo, come ha fatto a beccarmi? Per tutti i troll. Vabbè. Questo dolore alla testa. Avrò bevuto troppo. Chi è costui? Amica, da questa parte. Ma che cos'ha questo? Un'ascia in testa. Salute, straniero. Perdonami. Ho un fastidio alla testa. Direi. Riesci a notare qualcosa? Sì, in effetti sì. Deve essere un piccolo taglio che mi fa male. A quanto vedo è solo un taglietto. Ah, come pensavo. Me la sarò fatta nell'ultima battaglia. Dovresti vedere il mio avversario. A lui è andata peggio. Peggio di... Oh, sì, certo, è possibile. Se l'hai decapitato. Le mie braccia sono intorpidite dalla battaglia. Devo curarmi. Credi sia una ferita seria? Hai un'ascia in testa. Wandrengre, hai un'ascia conficcata in testa. È grave. La rimuoverò, ma sappi che presto ti attende un'altra vita. Ah, il Valhalla. Apprezzo la tua risposta sincera. Devo prepararmi alla vista e ai suoni della sala dei caduti. Ti libererò dal dolore che ti affligge e raggiungerai il Bifrost. Così sia. Sai, qui vicino c'è... Sì, vabbè, ciao. Hai abbattuto ogni tuo nemico. Ora gioisci. Cioè, lascialo tenere in vita. Vabbè. Allora, ragazzi, questo è stato un episodio molto particolare, sicuramente vi avrò fatto un sacco, ma un sacco di tagli, anche perché ho detto devo esplorare un po' la mappa, il mondo di gioco, almeno i luoghi che ho sincronizzato per vedere un po' cosa c'è, cosa non c'è, eccetera. Ecco, l'hanno fatto romano ottenuto. E quindi questo episodio è andato così, ragazzi, ma ci sta e come, perché bisogna un po' esplorare, vedere un po' tutto. Probabilmente le anomalie potrei portarvele a episodi singoli, come ho già detto, in un'altra playlist, poi vedremo. Al prossimo episodio proseguiremo con la nostra missione principale, che è questa qui, quelle del... questa missione qui invece delle razzie fluviali tesori del fiume Ex e Severn. Ho controllato ma non li ho trovati questi fiumi, non saprei neanche dove cercare. Io zoomando così me li scrive i fiumi, ma non li ho trovati, deve essere in un'altra zona, non ho idea. Però dai, vedremo più avanti, se troverò qualcosa poi lo andremo a fare, altrimenti chi se ne frega. Sarà questo?
Non lo so. Ragazzi, come dicevo, noi ci fermiamo qui con questo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.